In una recente intervista, Dave Bautista dice di essere pronto a dire addio al personaggio di Drax. Infatti, dice che questo viaggio infernale finirà qui e che da un certo punto di vista non vede l'ora, ma d'altra parte è stato un viaggio lungo durato circa 10 anni. Se ci pensiamo dall'uscita del primo Guardiani della Galassia nel 2014 all'uscita del terzo capitolo nel 2023. Ciao a tutti Marvel fans, con What If siamo già arrivati a metà percorso e in questo episodio, per la seconda volta, troviamo la causa che ha modificato le cose, ovvero la famiglia Pym. Hank, scusa, perché non ti fai i c***i tuoi? Ma riusciamo a capire che l'entrata nel regno quantico da parte di Hank Pym per recuperare Janet avviene temporalmente 2 settimane prima dalla caduta nel Sancta Sanctorum da parte di Bruce Banner in Avengers Infinity War. Vediamo subito che gli Avengers rimasti sono Spider-Man, Wasp, Soldato d'Inverno, Okoye, Sharon Carter, Happy, Kurt e Banner che non sa cosa sta succedendo, essendo stato 2 anni fuori dalla Terra. Ci viene spiegato che Janet ha contratto un virus nel regno quantico per poi passarlo in tutto il mondo e infatti sono tutti degli zombie. Questo episodio è tratto dall'omonima miniserie a fumetti Marvel Zombie, pubblicata nel 2005. È scritta da Robert Kirkman, famoso per aver scritto anche nel 2003 Invincible e The Walking Dead. Fin dall'inizio capiamo che gli eroi colpiti dal virus riescono comunque ad utilizzare i loro poteri. Successivamente, mentre i protagonisti si stanno dirigendo nella base militare del New Jersey, vista in Captain America: The Winter Soldier e Avengers Endgame, vengono nominati per la prima volta nell'MCU il padre, la madre e lo zio Ben di Peter Parker. Nella base c'è una piccola speranza per creare una cura, ma arrivati nel luogo scoprono che Visione sta tenendo in vita una zombie Wanda, perché essendo innamorato di lei non vuole ucciderla. Gli unici a sopravvivere sono Spider-Man, T'Challa e la testa di Scott Lang, curato precedentemente da Visione. Una cosa simile accade con Wasp nella versione fumettistica. Infine, Visione si è sacrificato perché proprio la gemma della mente è di aiuto per trovare la cura. Scott, Peter e T'Challa si recano in Wakanda, ma ad attenderli c'è il nostro caro Thanos, però in versione zombie, a cui manca solo una gemma, proprio quella della mente. Sembra ormai palese che nell'ultima puntata di questa grande serie i vari eroi visti finora andranno a riunirsi. Infatti, ultimamente i Marvel Studios sponsorizzano e si fanno sponsorizzare dalla Hyundai. Come abbiamo potuto vedere, ci sono stati degli spot pubblicitari con le 3 serie viste finora su Disney Plus, e ora anche per What If. Se non volete spoiler, vi sconsiglio di guardare il video che seguirà. In questo spot possiamo vedere Captain Carter, T'Challa Star-Lord, Doctor Strange Supreme e Thor combattere contro i robot Ultron. Un'anticipazione o un riferimento all'ultima puntata? Che sarà proprio quella dove Ultron riuscirà a trasferire la sua intelligenza nel corpo di Visione, corazzato con la sua vecchia versione e, se non bastasse, con le gemme dell'infinito. Questa era la quinta puntata di What If. La prossima, secondo la scaletta, dovrebbe essere quella con Tony Stark e Killmonger, ma non lo sapremo fino a mercoledì prossimo, perché questo quinto episodio doveva raccontare la storia di Party Thor, ma invece è stato cambiato in corsa. Io vi ricordo di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale e noi ci rivediamo nel prossimo video. Aspetta, non chiudere il video. Ci sono altri contenuti che potrebbero interessarti. Facciamo crescere questo canale. Un mondo, un popolo.